E facendo questi movimenti davanti all'obiettivo, spesso parte il brivido, si innesca quel meccanismo che fa venire tutti i brividini, che rilassa, che rilassa. Cosa sono i tingles? I tingles sono dei brividi molto molto particolari e molto molto soggettivi. Alcuni li provano qua sulla testa, alcuni dietro la nuca, alcuni li sentono irradiare sulle spalle o sulla schiena. Va detto che dipende a volte anche dal tipo di trigger. Ci sono dei trigger che innescano il brivido nella parte bassa della nuca e dei trigger che invece innescano il brivido qua oppure sulle spalle. Quindi non è una scienza esatta la brividologia. Per scatenare questi brividi è possibile appunto creare dei trigger appositamente con oggetti, oppure spesso questi brividi si scatenano anche in modo molto naturale, semplicemente con il tono di voce. Ad esempio, il tono di voce che io adesso sto usando per fare questa lezione si chiama soft spoken, ma si può usare anche il whispering, i sussurri. E infatti potrete andare nell'aula della dottoressa Carlotta, specializzata in sussurrologia. Ma poi le discipline sono tante, ragazzi. Oltre ai sussurri, per esempio, un trigger che scatena tanti tanti brividi è il tapping. Fatemi trovare un oggetto qua sulla scrivania. Ah, ecco, abbiamo questo. Questo è il tapping. Che può essere realizzato in tanti modi, veloce, con le unghie lunghe, senza unghie. Sta molto poi alla persona che lo realizza, ma anche per la specializzazione in tapping, ovviamente abbiamo il nostro docente in tappologia. Quindi, vi ripeto, nelle mie lezioni avrete solo un'infarinatura di quelli che sono gli stimoli visivi e uditivi per far partire il brivido. Anche questo è un trigger, sia visivo che uditivo. Mi stavo ipnotizzando da sola. Io adoro questo trigger e da brividologa devo confessare che non ha un nome, perché non è un bastone della pioggia. Sono dei trigger appunto che non hanno un nome, ma scatenano comunque il brivido. E questo invece è il tapping, come già vi ho accennato. Vediamo un po' che altri trigger vi posso far vedere in questa prima infarinatura. Ah, lo scratching. Lo scratching è uno dei trigger più vari in assoluto, come il tapping, perché anche il tapping può essere fatto ovunque, eh? Anche qua, cioè il tapping veramente si presta ad essere fatto su qualsiasi materiale e cambia tantissimo.
tantissimo la riuscita. Per questo necessita di una specializzazione. Ma anche lo scratching. Ad esempio, io amo follemente lo scratching sul bruschino. Lo scratching può essere fatto su qualsiasi materiale, quindi abbiamo poi un professore specializzato per lo scratching, sempre per fare una specializzazione, perché ha tantissime applicazioni. Ad esempio, io lo scratching lo posso fare anche su questo attrezzo qua in silicone. Sentite, cari? Ha un suono completamente diverso, ma sempre scratching. Ma posso fare scratching anche su cartone. E ha un suono completamente diverso. Ad alcuni magari parte il brivido con questo, ad altri parte il brivido con il bruschino, ad altri parte il brivido con qualsiasi oggetto perché ama lo scratching, a prescindere. Uno scratching più aggressivo può essere fatto con questi oggetti e si può fare lo scratching direttamente sul microfono. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente il microfono adesso è spento, ma uno scratching diverso può essere fatto anche con questi artigli. Sono usati molto anche da chi non ha le unghie come me e possono essere usati ad esempio anche sul bruschino e cambia il suono rispetto a farlo con le dita. Sentite com'è diverso? Poi un trigger pazzesco invece che innesca quasi sempre il brivido è il brushing. E anche il brushing necessita di una specializzazione perché ha delle applicazioni molto 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 varie. Si può fare il brushing così semplicemente sulla mano. Si può fare il brushing sul microfono, ovviamente il mio non è collegato, quindi voi non potete sentire l'effetto finale. Ma quando andrete a fare la specializzazione vi faranno vedere tutti i tipi di brushing che potrete fare sui vari microfoni, i vari tipi di pennello, perché cambia molto a seconda del pennello utilizzato. Il brushing può essere fatto anche sulla camera, tipo voi avete davanti la fotocamera o la telecamera o quello che usate per registrare video, e facendo questi movimenti davanti all'obiettivo spesso parte il brivido, si innesca quel meccanismo che fa venire tutti i brividini, che rilassa. E spesso il brivido ha necessità di un tempo ben preciso per scattare, non sempre parte immediatamente. Ad esempio, in alcuni trigger è necessaria una certa ripetizione affinché cominci a provocare effetto, per cui fare un trigger per troppo poco tempo può non risultare efficace.
mentre il brush in camera spesso ha un effetto quasi immediato. Ma anche qui, ovviamente, se vi piace poi l'argomento che con me affronteremo in modo sommario, potrete andare nella specializzazione di brushologia. Vediamo cosa. Ah, beh, il brushing. Il brushing non c'è solo il brushing col pennello, ma c'è il brushing hair. È uno dei trigger più belli in assoluto, a mio avviso, e che scatenano soprattutto brividi completi, proprio che partono dalla testa fino alla schiena. Ed è un tipo di trigger che piace praticamente a tutti. Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio di brushing e per fare questo esempio mi avvalgo di una coda posticcia. Allora, il brushing lo si può fare, il brushing hair, lo si può fare sia su persone reali, che fortuna chi può farlo, oppure spesso si usano le bamboline, le doll heads, le testine da parrucchieri, oppure semplicemente anche usare questa e spazzolare i capelli. Il suono cambia molto a seconda del tipo di pettine o spazzola che si usa. Ad esempio, questa è una Tangle Teaser. Con la Tangle Teaser, per esempio, fa un tipo di suono. È estremamente rilassante, sia come trigger visivo che come trigger uditivo, soprattutto se fatto poi vicino a un microfono che prende tutti i suoni. E nella brividologia il brushing hair è sicuramente uno dei trigger più amati. Adesso vi faccio sentire come cambia il suono cambiando spazzola. Prima abbiamo usato una Tangle Teaser, adesso usiamo una Denman. E il suono è completamente diverso. L'idea. Bene, ragazzi, quindi ragazzi, nella specializzazione di brushologia vi spiegheranno poi tutte le tecniche nel modo proprio approfondito di fare brushing sia con i pennelli che con le spazzole. I trigger, ragazzi, sono infiniti, sono veramente infiniti. Gli elementi che possono provocare brividi, anche il semplice sfregamento delle mani, o questo che viene chiamato finger fluttering, hand sounds, e sono quelli proprio basilari che non richiedono assolutamente nessun tipo di oggetto, ma stanno solo e semplicemente alla persona. Come visual trigger possono essere anche questi a scatenare brividi, oppure quelli di plucking energy, in cui si prende l'energia negativa, la si sbriciola e la si butta via. Vi
Vedete quante cose. Nelle nostre lezioni, piano piano, affronteremo un tema ogni volta, lasciando sempre la specializzazione all'anno prossimo. Voglio farvi vedere un ultimo oggetto che è ormai famosissimo. È famosissimo come trigger per far partire il brivido, ovvero lo slime. Guardate, su questo vasetto io posso fare tapping, scratching, lead sound. Trigger da brivido. E poi abbiamo proprio lo slime, che è un trigger molto molto famoso che fa suoni appiccicosi. Un effetto visivo. Sono trigger visivi e uditivi, specialmente se poi si usano dei microfoni speciali per catturare certi tipi di suono. Io direi che per oggi la nostra prima lezione di brividologia può essere chiusa qua. Mi fa piacere che la troviate interessante. Sì, appunto, questa è una materia di orientamento. Affronteremo tantissimi temi in modo che potrete scoprire la vostra vera vocazione e potrete scoprire appunto poi in quali trigger specializzarvi con i miei colleghi. Perfetto. Benissimo. Bene tesori, io a questo punto vi saluto e vi aspetto la prossima settimana per un'altra lezione. A presto.